Signor Wells, Daniel Longdale, ci siamo sentiti stamattina. Piacere. Sono il legale della famiglia e uno degli esecutori testamentari. La signora Christian. Onorato di conoscerla, signora. Lei ci è stato molto raccomandato, signor Wells. Ho parlato con dei colleghi a Harrisburg, a Lancaster e a Hershey. Lei è amici tra gente molto influente. Ho avuto l'onore di lavorare per persone che ammiro. E che lodano la sua discrezione e il suo assoluto rispetto per la riservatezza. Grazie, signora. Solo lui aveva la combinazione di quella cassaforte. Per aprirla abbiamo dovuto chiamare qualcuno. Ma io ho impedito a tutti di vedere cosa contenesse, pensando che lì custodisse le sue carte personali. Non credevo mai che... Può dirmi cosa ha trovato, signora Christian? È un film in cui si vede una ragazza che viene uccisa. Sembrerebbe quello che chiamano un film snuff. Un mito creato dall'immaginario collettivo, a mio avviso, sull'industria del sesso, ma senza alcun fondamento. È quello che ho detto alla signora Christian. Penso sia solo uno dei tanti filmini sadomaso, con stupri simulati, violenze simulate. L'impatto è forte, ma è tutto un artificio. Sangue finto, effetti speciali. Le dispiace vederlo per darci la sua opinione? Non desidero altro che convincermi che tutto quell'orrore è una finzione. E ne voglio la prova. Spariscono dalle 850.000 al milione di persone l'anno. Buona parte nel computer, quello che non trova si bagni il dito e spulci. Sono ordinati per stato e anno di sparizione. Teniamo gli adulti divisi dai bambini. Qui non si mangia e non si fuma. La macchina del caffè è nell'atrio. È buono. Fa schifo. Ma fra qualche giorno sarà il suo più grande alleato, se le reggono le forze. Auguri. E come, se la conoscevo. L'ho scaricata prima di andare a Los Angeles. Ma è venuta a darmi la caccia fino a là, la stronza. Io ho preso e l'ho mandata al diavolo. E adesso dov'è? All'inferno, penso. Spera sempre, sempre spera. Chi ti guarda non dispera, prima stella della sera. Sa che il sogno suo si avvera.